Buonasera, Visconti, faccio parte di alcune associazioni cittadine. Una domanda, e intanto un ringraziamento per questa presentazione generale pomeridiana di quello che lei ha appena definito progetto, no, approccio, come l'ha definito, studio, perché io non riesco a definirla. E quindi mi piacerebbe capire che cosa stiamo facendo qui e soprattutto cosa faremo i mercoledì durante i lavori dalle 9 alle 13 della mattina con chi potrà venire, perché alla base della partecipazione cittadina di un qualsiasi, chiamiamolo se volete già dibattito pubblico o débat public, perché prima qualcuno l'aveva nominato alla francese, soprattutto se nella presentazione parliamo di agevolare la partecipazione di tutti, e a prescindere dagli anziani, dai giovani, dai pensionati, non è pensabile, e mi chiedo che cosa avete in mente per il prossimo mese, di fare queste presentazioni dalle 9 alle 13 dai mercoledì mattina, perché non solo non verranno i trentenni, i quarantenni, ma neanche le persone, tra virgolette, comuni che lavorano. E la mia domanda è previsto un piano B? Nel senso, queste presentazioni dalle 9 alle 13 sono previste anche in pomeriggio? E nel caso le osservazioni raccolte o comunque la necessità di non avere un quadro generale ma di approfondire progetto per progetto, si può fare qui? Se sì, avete pubblicizzato la cosa? L'università, i famosi esecutori materiali, Carlo mi confermerai, di questi progetti che adesso avranno 30 anni, sono stati invitati? Sono stati coinvolti gli studenti universitari attuali, visto che Ferlenga all'università, lo IUAV, è una potenzialità per questa città? Allora, forse bisogna intanto ringraziare, perché è meglio qualcosa che nulla. Ecco, ma voglio precisare che non può rivelarsi una farsa, perché parlare di partecipazione, di dibattito pubblico, non è di questa tavola. Grazie. No, c'ha ragione, però ferma. Resti là, così almeno rispondo. Certo. Allora. Primo, forse possiamo capire che è meglio il pomeriggio. Ottimo, d'accordo. Secondo, i progetti, tutto quello che si dice, che si fa, che si vede, è pubblicato, è sul sito, certo, visto. Ed è fruibile. Dobbiamo. Non i pennarelli. I pennarelli. Perché i pennarelli, che sono la base di una seria partecipazione dei cittadini, dei giovani, di chi vuole partecipare, sono qui, non sul sito. E sono qui gli esperti, Magnani, Ferlenga e tutte le persone. Mi spieghi un attimo, come faccio a mettere i pennarelli sul sito? Infatti non deve. Grazie. Non lo deve mettere. Allora, non solo, ma non ho nessuna difficoltà a mettere a disposizione una stanza dell'ufficio stampa del consorzio, soprattutto quella che va là, guarda le carte, vede, lavora, deposita, fa. Quindi voglio dire, ci mancherebbe altro. Con gli esperti che spiegano i progetti, ecco, perché il cittadino non è tenuto a saper leggere delle tavole di progettazione, non è tenuto a saper leggere i progetti né sul web né allora, su carta. Sentiamo l'università. L'università mi dà una mano a individuare. L'università può persone. Essere coinvolta con i famosi studenti attualmente ventenni, ma anche con quelli trentenni e quarantenni di cui parlava il dottor Linetti. L'ingegner Linetti è quella di organizzare come dobbiamo fare queste cose. Io non ho visto parlare di questo, ho visto grandi no, dobbiamo ancora iniziare. Io pensavo che fosse la presentazione di un lavoro, non la presentazione di delle, diciamo, personalità che
devono in qualche maniera posso dire dottoressa, non so come devo chiamarlo, ingegnere, dottoressa, cosa va? Architetto laureata dal professor Magnani. È prezioso quello che dice lei, cioè vuole darci una mano a curare questo. Siamo i primi a volerlo, vogliamo contattare, vedere come possiamo usare coloro che hanno redatto questi progetti, che anche per me sono scarsamente comprensibili, mi creda. E finisco con un ringraziamento al provveditore, perché iniziare a parlare di dibattito pubblico, anche quando la legge ancora non lo prevede, è un grande passo in avanti. Speriamo che diventi realtà. Ma è quello che vogliamo fare, ci dà una mano, siamo pronti. È uno rollato, grazie.